La più cordiale buonasera, si torna a parlare di futsal, di calcio a 5, quindi amanti di mondo futsal, torniamo. È il quartier generale della Coccinella, appunto il proprio centro sportivo. Quest'oggi affronta il Giulianello, quarta forza del campionato. Piazzamento della compagna, Lucarelli subito, veloce verso per andarsene. Prova anche la conclusione, primo fallo della partita, lo commette la squadra ospite. Aiello, il tiro, il gol di Giulia Aiello, sblocca il match. La Coccinella 1, Giulianello 0, si sblocca il confronto, poi si accentra, rientra verso Mastro Francesco, un attimo di esitazione, prova Aiello, la botta finisce sopra la traversa. Di Lorenzo arriva a dare anche lei una mano, prende il pallone Mastro Francesco, prova ad andarsene, Aiello ancora lo scambio e c'è il gol di Marzia Mastro Francesco per il raddoppio della Coccinella, 2-0, cambia ancora il risultato. Fagiolo per Giulianello, al centro per Maroni, gira di prima intenzione con il mancino, c'è Maglione che ha il pione al pallone, interviene Lucarelli, Mastro Francesco cambia posizione, soprattutto fascia, se ne va Di Lorenzo, la finta con il corpo, se ne porta a spasso e poi va a colpire, la rimessa laterale in mezzo, la ferma Di Lorenzo, prova la soluzione dalla distanza, un assist personale, poi si ne va a me, mette il pallone in mezzo per Perna, Mastro Francesco cica il pallone, sicuramente la fiondata, la sua breve rincorsa e parte il tiro, alza sopra la traversa con le mani, ciuffa il rimpallo fortuito, Mastro Francesco, Perna, Aiello, Mastro Francesco, Marzia Mastro Francesco, e sono tre adesso le reti della Coccinella. Aiello direttamente ci prova ancora, soltanto giocatrice in barriera, parte Aiello, il tiro, ci mette una mano, ancora ciuffa, secondo fallo per il Giulianello, parte adesso Aiello, il gol di Giulia Aiello, ancora su calcio di punizione come nel primo tempo, recupera Marroni, se ne va da sola però, nessuno l'assiste nella manovra, prova adesso a colpire Maglione, Aiello prova a colpire, ciuffa, arriva il gol di Chiara Di Lorenzo, ha provato e alla fine è riuscita a spedire la palla in fondo all'azzacco. Libera Marroni, ancora Lucarelli, prova a colpire, ci mette una mano Maglione, grande l'intervento, parte di parta, la traversa e poi Di Lorenzo sulla ribattuta non fallisce. De Patta, Aiello, Giulia Aiello, e sono tre per lei questa sera. Aiello, e l'arbitro dice che può bastare. Il Giulianello battuto 7-0 dalla Coccinella, cala il sipario anche su questa sfida, quindicesima vittoria stagionale, nessun pareggio, nessuna sconfitta, sono tante adesso le reti, esattamente 105 le reti della stagione finora nel campionato ed esattamente 62 quelle subite in casa, con una difesa che praticamente è un muro invalicabile, soltanto le 8 le reti subite dalla formazione di Mauro Fontemaggi.